Maurizio, per fare i miei saluti, per dirvi sono di nuovo in radio, non ero scappato, sono sempre stato dietro le quinte e ho avuto il mio bel da fare, ancora non è finita, ne avrò ancora per un po' di tempo, però piano piano un po' alla volta inizierò ad essere sempre più presente e sono qui per ricordarvi che questa sera andremo in onda con una diretta tra le 21 e le 21.30, ci troverete online per la nostra diretta, saremo io, Mauri, Over e vediamo se Albi riuscirà a essere dei nostri. Detto questo, vi auguro a tutti una buona giornata, seguiteci sui nostri social perché io i nostri social non me li dimentico, continuate a cercarci e che dire, aspettiamo tutti con ansia di sentire che cosa ci racconta Maurizio questa mattina. Ah, piccola premessa, questa sera e tratteremo un discorso un po' particolare, parleremo delle masse, dei giovani d'oggi, del loro modo di vestire, del loro modo di fare, che un po' ci rispecchia, un po' no, è un po' come quando noi eravamo fuori dagli schemi, no? E adesso è così, anche adesso per modo di dire ce ne sono molti fuori dagli schemi, che sotto un certo aspetto mi piace. A più tardi ragazzi, buon tutto! Buongiorno a tutti, che bella sorpresa questa mattina, finalmente, ci mancava il caro Uobi, l'uomo della strada, il nostro camionista che ci racconta, almeno che ci raccontava e tornerà adesso finalmente a farlo, perché è inutile fare finta di niente ragazzi, ci è mancato in tutti i sensi, anche molti ascoltatori ci hanno domandato, tra cui Fabio, hanno detto ma dov'è finito quel vagabondo, dov'è finito quel lavativo, e invece cari ragazzi aveva tanto da fare e io ripeto me ne racconterà lui. Ha già annunciato che stasera ci sarà una diretta, io spero e me lo auguro, ieri mi sono quasi tra virgolette arrabbiato con i bambini, ho detto guarda non voglio sentire ragioni, questa sera do mezz'ora di tempo praticamente di organizzazione, ma dalle 9 massimo entro le 9:30 non voglio nessuno intorno, non voglio assolutamente nessuno intorno, voglio assolutamente andare in diretta, un po' per festeggiare il ritorno di Robby che ci mancava dalla metà di dicembre quasi, anzi no, non quasi, dalla metà di dicembre che mancava, e un po' perché le dirette sono importanti ragazzi, sono importanti perché
rappresenta un modo per poter creare il dibattito, per parlare tra di noi e per così snocciolare magari, ecco, dei temi molto molto importanti come quello che ha parlato il tema oggi di Roby. E speriamo di riuscirci, che non ci sono troppi problemi, anche perché purtroppo c'è un problema di base, un problema proprio tecnico. Sono io che ho il computer, che ho l'applicazione per poter andare in diretta. Se manco io non si può andare in diretta, oltre il problema che in pratica il microfono ce l'ho io praticamente. Cosa voglio dire? Che se per caso i bambini scendono, succede qualche cosa, qualche problema, qualche urlo, soprattutto che purtroppo la sera capita molto quando si va a dormire, io molto spesso sono di sotto, sento di sopra mia moglie che urla con i bambini perché non vogliono dormire, soprattutto la piccolina, dico sei stanca, dormi piccolina, dormi, non pensare a niente, dormi, e lei si alza, si agita, parla, racconta, e non c'è verso, non c'è. Ecco, qualora dovesse succedere una cosa simile, non è che io posso spegnere il microfono. Se spengo il microfono, chiaramente non si sentono gli altri. Quindi, con tutti i problemi tecnici che capite, quando si fa parte di una famiglia, se dentro una famiglia e si hanno dei bambini piccoli, esistono. Ci auguriamoci, come si dice, che non sia troppo grave. Ragazzi, le notizie per quanto riguarda l'attualità sono tante, sono veramente tante. Ci sono notizie molto molto particolari, non soltanto legate al virus, anche notizie generiche e quant'altro. Però oggi, ragazzi, visto che stasera in realtà parleremo molto di attualità, dove andremo a parlare, ecco, di temi anche molto molto delicati, io una giornata come oggi, una mattinata come oggi, in questo lunedì, a proposito, non l'ho raccontato, oggi è il primo di febbraio, ragazzi, oggi è lunedì, primo febbraio, ci siamo lasciati gennaio alle spalle, anche gennaio è finito, e voglio parlare più che altro di calcio, impostare la trasmissione più sul calcio che non sull'attualità, proprio perché sia stasera parleremo di attualità che anche perché francamente si è svolta una giornata di campionato dove personalmente mi ha lasciato degli spunti molto 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 interessanti. Sono tante tante cose da dire, dallo sfogo di Gattuso agli record di calci di rigore a favore che ha ricevuto il Milan, dalla vittoria roboante dell'Inter alla crescita costante della Juventus, alla Roma che risponde sul campo così mettendo un po' a tacere tutte le chiacchiere che volevano che la squadra era contro l'allenatore, ha una Lazio che praticamente dà una vera e propria lezione di calcio a Gasperini, che sappiamo com'è fatto Gasperini caratterialmente, che infatti non ci sta. Quindi gli argomenti sono tantissimi, sono veramente veramente tanti, e quindi è giusto, insomma, ecco, parlare più che altro di calcio. Oggi c'è l'intervento di Over, che ce l'ho già pronto, dove ci parlerà appunto nello specifico della partita contro il Milan. Tra l'altro Over ha una notizia privata molto molto importante, praticamente finalmente dopo tanto tanto tempo tornerà ad allenare, e questa è sicuramente una notizia anche che, come dire, ci dà, perché faccio l'applauso, ragazzi, perché ci dà una finestra, ci dà un barlume di speranza, seppure veramente un barlume ancora di speranza nel tornare alla normalità, alla vera e propria normalità, cosa che sappiamo non è semplice, non sarà facile tornare alla normalità, però ecco, e sapere che già a livello dilettantistico puoi tornare ad allenare dei ragazzi è già una cosa importante, ma poi chiaramente ne parlerà lui direttamente, non solo io quella parlare. Per quanto riguarda il resto, vi dico soltanto una notizia privata prima di andare velocemente verso la sigla. Per quanto riguarda lo sport, oggi questa mattina ho appuntamento alla motorizzazione civile per preparare le targhe e preparare i documenti per andare nella giornata di domani a prendere la nuova macchina di Radio Carro. La chiameremo, sarà la macchina di Radio Carro? Beh, certo, insomma, più o meno come questa, però ecco, sarà la nuova Fiat 500, la nuova macchina che userò per lavorare e per fare la radio, e che dire, non vedo l'ora di andarla a prendere. Mi dispiace una cosa, ragazzi, mi dispiace
dispiace di non poter andare così con la famiglia, con la moglie e i bambini, ma mia moglie attraversa un momento che sul lavoro è molto molto piena, non riesce a prendersi libero. Il posto dove io devo andare a prendere la macchina, oltre che essere abbastanza lontano, perché sono 280 km ad andare, 280 km a tornare, quindi non è proprio qua dietro, e quindi ci vuole paradossalmente una giornata di lavoro libera, piena. C'è il problema che la concessionaria è aperta solo di mattina, o meglio, è aperta per modo di dire in realtà, perché come sappiamo che qua esige ancora un lockdown molto 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 serrato, che si prolungherà fino al 20 di febbraio, speriamo solo fino al 20 di febbraio, ragazzi, perché il problema delle scuole, il problema dei bambini che non vanno a scuola, quei problemi di base continuano, persistono, e francamente è una cosa che non mi piace, è una cosa che non sapete quanto io batto sul chiodo su questo argomento, perché per me è una cosa proprio inaccettabile, non si riesce a capire. Ho parlato anche con le maestre, ho parlato con gli altri genitori degli altri bambini, i quali siamo un pochino tutti sulla stessa barca, e ci rendiamo conto che la scuola, poter andare a scuola, poter lasciare anche i bambini, sinceramente è un peccato mortale, anche se ho saputo la notizia. Per quelle famiglie che non hanno nessuna possibilità, ad esempio, di lasciare i figli, quelli più piccolini, all'asilo, nel mio caso sarebbe la mia piccolina Amélie, ci sarebbe l'opportunità di lasciarla, ma al massimo 3 bambini, non più di 3 bambini a stanza, per cui si rende complicato, perché dovresti prenotarti prima, pagare un supplemento in più per poter lasciare quei bambini lì. Sinceramente, in quel caso lì, francamente, dal punto di vista diciamo dell'educazione, ha poco valore, per così dire, perché i bambini piccoli devono stare con gli altri bambini piccoli, giocare con i bambini piccoli. Se sono paradossalmente soltanto in 3, mi sembra quasi quasi un modo di scaricare i bambini lì dentro e dire vabbè, poi magari, ecco, visto che io ho l'opportunità di passare la mattinata a casa, mia moglie lavora da casa, a questo punto è meglio lasciare il posto per chi veramente, veramente ha più bisogno di noi. Detto questo, ragazzi, ci avviamo, adesso ascoltiamo veloce veloce, non una canzone, una mezza canzone soltanto, una canzone così leggera leggera, piccola piccola, per poi arrivare lentamente, velocemente, visto che i tempi oggi sono serrati, per me lunedì è anche una giornata dove c'ho veramente molto molto lavoro, c'ho molto molto lavoro e la necessità di fare molto presto, perché la mattina le persone si alzano molto presto e vogliono avere il pane fresco a casa la mattina per fare colazione e per cominciare una settimana molto difficile, una settimana che per molti, incluso il sottoscritto, il lunedì è una giornataccia. Quindi veloci veloci, mezza canzone, ci sentiamo dopo, quindi rimanete lì, non andate via. Spend a long fucking year, I'm staying sober now. I can deal with the stress, I get from going out. Going out. And you call up my phone, you wanna night it out. No, I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house. You always get me there, I can't say no to you. I'll always take a dare, cause I can take the truth. This is all your fault, but I'm not blaming you. I'm way too fucking gone, I need you to be cool. I need you to be cool.
course, thinking you feel my dream, thinking it was yours, that it wasn't yours. Now I'm so fucking gone, attendance as a cheese, like a slow motion song, it's playing on repeat. Entro un attimo, tra l'altro mi accorgo adesso in questo momento che ahimè ho lasciato il microfono acceso, per cui avete sentito un po' tutti i vari rumori che ci sono stati in sottofondo, mi dispiace. Volevo dare una notizia veloce prima di andare al calcio, l'ho sentita venerdì. Praticamente pare che secondo i servizi segreti, quindi avete capito? Servizi segreti, sembra che il 50% dei contagi praticamente siano calcolati male, cioè siano calcolati in più, cioè parliamo del 50% in più dei contagi giornalieri che vengono praticamente sommati, cioè che vengono addizionati quando in realtà non ci sono. Cioè, per intenderci, se registriamo in un giorno in Italia che abbiamo 20.000 contagi in più, in realtà sarebbero solo 10.000 in più. Una cosa abbastanza inquietante, una notizia sicuramente molto inquietante, visto e considerato che dovremmo essere precisi e sapere. Poi la domanda nasce spontanea, diceva quel tipo, la domanda nasce spontanea. Che c'entrano i servizi segreti su questo? Dovrebbe essere il Ministero della Sanità. Perché i servizi segreti? È una cosa che mi lascia molto molto perplesso, e quando l'ho sentita sinceramente dico boh, effettivamente è un po' strano. Dai, adesso spegnendo il microfono andiamo a mettere la sigla veloce per quanto riguarda lo sport. Eccoci qua, finalmente cominciamo a parlare di calcio e di sport. Prima di tutto voglio fare un inciso, voglio raccontarvi questa cosa, perché ieri ne parlavo per la terza volta in realtà da quando è successo con mia moglie, per quanto riguarda tutta la querela che c'è stata tra i bravi uomici, o meglio la discussione, la litigata per così dire, che c'è stata tra i bravi uomici e Lukaku, anche perché sembrerebbe che il giudice sportivo vorrebbe dare una squalifica a entrambi a tempo. Cosa vuol dire a tempo? Che può arrivare in qualsiasi momento, anche in un periodo magari dove non c'è il campionato, dove addirittura proprio non si gioca, magari non so, viene data una squalifica di un mese nel periodo delle ferie, per esempio. A tempo questo vuol dire, non viene data in base alle giornate di squalifica, ma se per esempio non so, ecco, se dai un mese di squalifica adesso, a partire da adesso perdono, magari sia Ibrahimovic che Lukaku perdono, che ne so, 12 partite in un mese, per esempio, no? Perché in questo periodo si gioca ogni 3 giorni, mentre invece magari lo daresti, ecco, a luglio, magari perderebbero 1 o 2 amichevoli
durante il campo, nel periodo del ritiro. Questo vuol dire squalifica a tempo. Però si sta ragionando su questo, perché? Perché non c'è dubbio che dal punto di vista educativo, in effetti non è stato molto educativo. Vedere due grandi campioni, due simboli di entrambe le squadre in un derby importante di Coppa Italia come quarto di finale, vederli litigare in quel modo, francamente non è bello. Non è bello. Noi sappiamo che soprattutto i grandi personaggi devono essere, si dice, di buon esempio, no? Devono dare il buon esempio. Non soltanto come buon esempio, ma chiaramente vengono presi soprattutto dai più giovani, dai bambini, come modelli, modelli anche di comportamento, non soltanto modelli diciamo calcisticamente tecnici. E quindi questo è chiaro che bisogna dare l'importanza giusta a quello che è successo. L'unica cosa però che io ci tengo a dire, ripeto, perché è una discussione che ho avuto con mia moglie, in cui, a parte le dichiarazioni di Ibra, sinceramente, che è stato molto molto bello, perché quello che lui ha detto, insomma, nel mondo di Ibra non c'è spazio per il, anzi nel mondo di Zlatan ha detto, non c'è spazio per il razzismo, e mi trova, e chiaramente mi trova d'accordo, ma io non riesco, sinceramente, personalmente non riesco a credere che nel campo tre giocatori ci possa essere del razzismo a qualsiasi livello. Non ci posso, non riesco a concepirlo come all'interno del mondo dello sport in realtà ci possa essere del razzismo, perché quando si va in campo sono tutti uguali, e se un giocatore, se uno è più bravo di te, come ha detto giustamente Zlatan, ci sono giocatori più bravi e meno bravi, uno lo riconosce. Lo sportivo più amato nel mondo, ai tempi, purtroppo, ahimè, quando il razzismo era veramente un problema sociale molto forte, e ci sono state tante battaglie, lo stesso personaggio ha fatto tante battaglie, è stato Pelé. Ed è stato lo sportivo, il calciatore, ma lo sportivo in genere più amato nel mondo, insieme al grande Muhammad Ali, Cassius Clay, che è stato altrettanto una figura chiave contro il razzismo. Oggi magari mi viene in mente Lewis Hamilton, il 7 volte campione del mondo di Formula 1, è che lo stesso è nero. Quindi nel mondo dello sport io non riesco proprio a concepirlo, anche perché tu come fai a pensare di essere razzista nei confronti magari di un avversario, quando in squadra tua il tuo stesso giocatore è così? Per cui a quel punto lì, cioè, lo trovo talmente illogico. Ah, poi al di fuori, ahimè, purtroppo è un problema che ancora esiste. Ecco perché nelle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, cioè, bambino, nella litigata che c'è stata contro Lukaku, non ci può essere del razzismo. Non può esserci semplicemente del razzismo. Io perlomeno, ragazzi, io non lo vedo. Se qualcuno di voi lo vede, va bene, ognuno è libero di dire la propria e di pensarla come meglio preferisce. Io però sinceramente nel campo di calcio non credo, come non credo nemmeno all'interno del campo di calcio, che ci, cioè, diciamo, nello sport, che possa esistere la politica. Noi siamo stati chiaramente non testimoni, ma c'è una pagina bellissima del mondo del calcio, e in particolare nel mondo del calcio italiano, è probabilmente anche la pagina sportiva più bella della nostra storia dal punto di vista calcistico, nel mondiale del 1938, con i quarti di finale contro la Francia. Adesso la racchiudo molto molto velocemente, perché mi piacerebbe, per esempio, ecco una cosa che mi piacerebbe magari una volta parlarne con Over e dare la giusta importanza. La faccio molto molto corta. Nel 1938 sapete il regime che c'era in Italia, regime fascista, e che Mussolini pretendeva la conferma della Coppa Rimè, della seconda Coppa Rimè dell'Italia, insomma pretendeva assolutamente la conferma. A suo tempo l'Italia giocava, come insieme alla Francia, con la maglia blu, ovvero il cosiddetto blu Savoia. Nel momento in cui sono andati a giocare contro la Francia, squadra che ospitava i campionati del mondo, avevano in realtà lo stesso colore della maglia, il bleu, no? La maglia blu. L'Italia, essendo campione del mondo in carica, chiese alla FIFA se poteva lei indossare la maglia blu per questo quarto di finale, anche per motivi politici, ma anche per il fatto che
la Francia era il paese che ospitava i campionati del mondo, fu rifiutata. L'Italia si offese, almeno Mussolini al suo tempo si offese di questo spacco, infatti poi dopo da lì che nacque praticamente gli azzurro, no? C'è un colore un pochino più chiaro del blu Savoia, in realtà no? che era poco prima, e per ripicca praticamente mandò in campo la squadra interamente vestita di nero. E fu l'unica partita della storia del calcio dove una squadra era vestita di nero, praticamente. Quando al momento degli inni chiaramente alzavano la mano in onore del fascio e quant'altro, è chiaro che su 70.000 persone a Parigi la squadra fu fischiata costantemente. Tutto il primo tempo la squadra fu fischiata, chiaramente era contro il pubblico perché c'era il regime, insomma per tutti questi motivi, soprattutto politici. Salvo poi, a fine partita, quando l'Italia in realtà nel secondo tempo travolse letteralmente la Francia, mettendo in campo un gioco e dei giocatori straordinari, una partita veramente straordinaria, ripeto, probabilmente la pagina del nostro calcio la più bella della nostra storia. A fine partita il pubblico di Parigi si alzò in piedi ad applaudire l'Italia. Segno, cosa vuol dire questo? Vuol dire che all'interno del campo di gioco non c'è nulla. Nonostante tutto quello che era accaduto, il pubblico si alzò ad applaudire la squadra dell'Italia perché aveva giocato veramente una grandissima partita, vincendo contro la squadra casalinga, e per questo meritavano omaggio. Al di là di tutti i discorsi politici, al di là del colore della squadra, al di là di ogni cosa, cosa voglio dire con questo? Che non c'è dubbio che all'interno del campo di calcio non ci possa esistere niente che ha a che fare con il razzismo, che ha a che fare con la politica. Mi ricordo anche una frase una volta che disse mio padre nel 2012, quando l'Italia andò a giocare la semifinale degli europei contro la Germania. Mio padre disse: vinceremo noi perché tutta Europa fa il tifo per l'Italia, con quello che sta facendo politicamente la Germania. E io dissi: cosa c'entrano i calciatori, papà? Lascia fuori la politica nel calcio, che non ha niente a che vedere. Tra l'altro la Germania in quel caso è la squadra più multietnica dei campionati europei, per cui i giocatori non c'entrano assolutamente nulla con la politica. Infatti andò così. Detto questo, sull'analisi del Milan poi ne verrà a parlare sicuramente Over, con calma ne parlerà lui. Vi dico, ragazzi, ho preparato in realtà la sua analisi proprio della partita. L'unica cosa che mi sento di dire è che io sento non lamentarsi, però in realtà effettivamente è un dato statistico, ovvero il Milan ha il record nei 5 campionati più importanti d'Europa di calci di rigore a favore, ne ha ottenuti 14. E 14 calci di rigore a favore è un record, è assolutamente un record. Con questo, diciamo, ecco una notizia statistica che lascia il tempo che trova, a mio giudizio, perché se noi andiamo ad analizzare gli episodi rigore per rigore, bene o male, insomma, a parte qualcuno un po' così strappato, per il resto ecco c'erano un po' tutti. Quando una squadra si presenta costantemente dentro l'area di rigore avversaria, ci sta l'intervento del calcio di rigore. Ma perché dico, continuo a ripetere, che è un dato statistico che lascia il tempo che trova? Perché sappiamo benissimo che a parte i falli di mano, dove è stato fatto un passo indietro, come noi vediamo, grazie al VAR o per via del VAR, gli episodi da calci di rigore ce ne sono molti molti di più in partita, o perché vengono appunto guardati, osservati con il VAR, cosa che chiaramente con l'arbitro non si riesce a fare, e anche per il fatto che i regolamenti sono cambiati, ma soprattutto perché un rigore eseguito con il VAR, torno a dirlo, è una cosa completamente diversa da un rigore che tu vedi, diciamo, a occhio nudo in partita. Perché il VAR ti fa vedere il contatto, ti fa vedere che magari c'è il contatto tra il difensore e l'attaccante, magari l'attaccante va giù, però non ti fa capire l'entità del contatto, non ti fa capire l'intensità. Cioè magari un giocatore appoggia leggermente la mano sulla schiena dell'altro, l'altro frana a terra come se gli avessero sparato, e il VAR ti fa vedere il contatto. E lui dice: cavolo, c'è il contatto, gli dà la spinta, quindi è calcio di rigore. Poi magari l'ha appena sfiorato. Ecco, in quel caso lì è chiaro che un arbitro è più portato a dare calci di rigore e quindi aumentare il numero dei calci di rigore.
Però da qui a dire che il primo posto del Milan non è un posto meritato per via dei calci di rigore, insomma, ragazzi, ecco, cerchiamo di essere un po' coerenti e un po' obiettivi in quello che si racconta. Se poi magari a qualche tifoso di qualche altra squadra dia, tra virgolette, fastidio, anche perché il Milan nessuno poteva immaginarsi a inizio stagione che poteva stare lì in questa posizione di classifica, è una cosa, ma dire che non è meritato è assolutamente un'altra. Anche la partita contro il Bologna, seppure è stata una partita difficile, seppure il Milan ha avuto due calci di rigori e c'erano entrambi netti a favore, grazie a quella ha vinto la sua partita, però la vittoria è meritata. Comunque, ripeto, poi ne parlerà sicuramente Over. Invece, per quanto riguarda la Juve, ragazzi, io penso che molti di voi si saranno accorti di una cosa, si saranno accorti sicuramente di questo. Io, tra l'altro, è la prima considerazione che ho fatto a fine partita, parlando sia con i miei amici juventini che direttamente con il mio socio, che sapete essere estremamente critico con la Juve. Tant'è vero che io dico sempre, dico, tu sei tifoso juventino, ma sei il tifoso peggiore che la Juventus possa avere, perché è estremamente, ma estremamente critico, fino al punto che sinceramente non è mai obiettivo sulla sua Juventus, e molto spesso mi porta in contrasto, in pareri effettivamente contrastanti, che poi tra l'altro abbiamo soltanto sulla Juve, stranamente. Ragazzi, il dato è questo, torna Chiellini, la Juve non prende gol. Adesso, al di là degli schemi difensivi, al di là della squadra comincia a giocare meglio, al di là dell'autostima che può crescere, al di là che Chiesa ha un ruolo molto più attivo, viene più in mezzo al campo, al di là del rientro di Cuadrado, al di là del fatto di avere trovato una solidità a centrocampo importante, al di là di tutti questi discorsi, ragazzi, ma torna Chiellini, la Juve non prende gol. Cioè, questo è il dato. Questo è il dato. Il dato è questo, ragazzi. Poi possiamo girarla come vogliamo, possiamo andare a fare discorsi tattici tutti quelli che vogliamo, però il fatto reale è questo: torna Chiellini e la Juve non prende gol. Punto e basta. La Juve torna ad essere quella difesa granitica conservativa che gli dà l'opportunità di inanellare vittorie su vittorie una dietro l'altra, magari soltanto così per 1-0, come stava poi finendo la partita contro la Sampdoria. Quelli sono punti, ragazzi. La Juve ha costruito questi 9 scudetti su questo, a parte l'ultimo, dove infatti la Juve ha avuto molte difficoltà quando proprio Chiellini non c'era. Questa è l'importanza di un giocatore simbolo, di un leader, di un giocatore che diventa fondamentale, anche, lo dico in chiave nazionale questo, perché se si pensava che Chiellini possa essere finito, che i suoi infortuni sono gravi, questo o quell'altro, la tenacia, la serietà, la professionalità di questo ragazzo hanno fatto in modo di farlo ritornare lentamente a dei livelli talmente importanti che, ripeto, torna Chiellini, la Juve non prende gol. E se tu non prendi gol, sappiamo, nel gioco del calcio tu non perdi mai. E questo è sicuramente il dato più eclatante. Poi in serata si è svolta la partita dell'Inter. Adesso contro il Benevento, francamente, sono di quelle partite particolari che se tu non riesci a sbloccarle subito si possono complicare e dopo diventa un problema, no? Vedi per esempio Udinese e Inter. Ma quando tu riesci a sbloccarle immediatamente la partita, dopo arriva tutto in discesa. E nonostante tutto che il Benevento ha cercato in tutti i modi di rimanere in partita, soprattutto nel primo tempo, poi dopo alla fine non c'è riuscito. E questo ha portato chiaramente l'Inter a dominare in lungo e in largo la sua partita. Diciamo anche che quando succedono appunto queste cose, una grande squadra contro una squadra piccola, vedi anche la Roma ieri, riesce nel giro di pochi minuti a fare un gol dietro l'altro, cioè a mettere in cascina diversi gol, questo per assicurarsi i tre punti. La cosa importante è che, ripeto, dal punto di vista statistico, è che l'Inter è la squadra che è quella che ha fatto più gol in campionato. Certo, con quell'attacco che c'ha e quei giocatori, soprattutto dal punto di vista qualitativo che c'ha, è chiaro che è un valore aggiunto. Torna il gol Lautaro, che
sappiamo che quest'anno è una stagione abbastanza per lui così un po' in ombra, più ombre che luci. Il fatto che si sia sbloccato può essere chiaramente di buon auspicio. E poi le due squadre, sia Juve che Inter, si preparano per una grandissima semifinale di Coppa Italia. Sicuramente ci sarà un po' di turnover, sicuramente gli allenatori metteranno qualche giocatore, qualcosì, tra virgolette, qualche alternativa, non vengono mai chiamate né riserve né seconde linee e quant'altro, la parola più giusta e corretta sono alternative. Verranno messe sicuramente qualche alternativa, ma sicuramente parliamo, cioè, entrambi gli allenatori metteranno su due squadre importanti. Ci apprestiamo a vivere un Inter Juve semifinale di Coppa Italia sicuramente molto di cartello. La partita invece che ho seguito e non seguito, vi dico la verità, perché purtroppo il televisore era occupato da entrambi i bambini. Il televisore in cucina c'era la piccolina, il televisore grande c'era quello grande che stava guardando. Essendo domenica, non me la sono sentita di insistere, anche perché poi dico, in serata ci gioca la Roma, la mia Roma, e quindi non voglio avere discussioni e voglio vedere assolutamente la partita. E quindi l'ho vista e non vista la partita della Lazio, cioè l'ho ascoltata chiaramente in radio, su Radio con i commenti, che mi piace molto di più. Ecco perché quando ho l'opportunità, sinceramente mi piace sentire, vedere le partite e togliere l'audio completamente, la cronaca, non sentirla, e sentire magari i commenti che fanno appunto su Radio sulla partita stessa. Insomma, per farla corta, l'ho vista sul tablet, ma sono riuscita chiaramente a vedere una partita giocata dalla Lazio veramente veramente straordinaria, veramente veramente straordinaria. La Lazio è una squadra molto particolare, la Lazio è una squadra che capirla, analizzarla, interpretarla diventa un esercizio molto molto facile, veramente molto facile, e perché gioca nella stessa maniera da 5 anni. E per il fatto che sappiamo benissimo che la Lazio, quando può fare una partita a settimana, diventa praticamente devastante, è una squadra che, nonostante tutto, che si conosce come gioca, che si conosce la qualità dei giocatori, si conosce i suoi schemi offensivi che vengono eseguiti da parte di Simone Inzaghi e quant'altro, ma è una squadra talmente qualitativa, soprattutto a centrocampo, sa giocare come se giocasse a calcetto, gioca uno o due tocchi, palla a terra, in velocità, con questi passaggi filtranti, giocando sulla qualità, che diventa praticamente ingiocabile. Quando la Lazio può così essere in forma e mettere i suoi giocatori migliori, diventa una squadra che quasi quasi diventa ingiocabile, persino per l'Atalanta stessa. Capisco che è la stessa cosa che dissi la settimana scorsa dopo la partita di Coppa Italia, che la stessa Atalanta vinse proprio contro la Lazio. Questo è vero, ma se tu contro una squadra anche qualitativamente molto molto alta, no? Di un livello molto alto come l'Atalanta, ma contemporaneamente con una corsa atletica essenziale, importante e quant'altro, tu metti conto una squadra che invece qualitativamente riesce a giocare in una maniera unica, in una maniera spettacolare, anche la squadra più fisica, dove corrono di più eccetera, paradossalmente va in difficoltà. Perché? Perché la precisione del gioco, la precisione dei movimenti, la precisione dei passaggi, è un gioco in velocità dove tu fai girare la palla velocemente, dove giochi uno, massimo due tocchi. Chiaramente questo rende una squadra praticamente irresistibile. E quando la Lazio può giocare così, diventa una squadra che paradossalmente può vincere con chiunque. E qua intendo con chiunque, anche con lo stesso Bayern Monaco. Voi direte, adesso esageri. No ragazzi, non esagero. Tra l'altro poi, io mi ricordo quando uscì fuori il sorteggio e feci una diretta con Over, e glielo domandai, e Over, da grande intenditore di calcio qual è, ha subito risposto che se la Lazio è in forma in quelle due partite, riesce a trovare una sicurezza e ad avere i suoi giocatori migliori in forma,
la Lazio può avere ottime chance di passare. Io dissi a suo tempo, dico, non sono d'accordo, perché effettivamente il Bayern Monaco, squadra campione di tutto in carica, effettivamente è uno schiacciasassi. È vero, però ragazzi è anche vero che la qualità in campo che riesce a mettere la Lazio nelle sue giocate e in un modo di stare in campo unico non ce l'ha nessuno. Cioè, se tu dai spazio, è vero che probabilmente il Bayern Monaco non lo farà, ma se tu dai spazio a Luis Alberto di poter giocare, Luis Alberto diventa un giocatore devastante. Se tu hai Milinkovic-Savic che unisce solidità, tanta solidità anche difensiva, ha tantissima qualità, la Lazio diventa un centrocampo talmente granitico, ma talmente completo, che da contrastare diventa un problema. Se tu a tutto questo ci unisci un centravanti che, come gli capita il pallone buono, fa gol e che gioca per la squadra, e qualche altro giocatore magari come Correa, magari lì la Lazio diventa una squadra tremenda. L'unica cosa che a me, sinceramente, lo sapete come la penso, mi pone il dubbio più forte è la difesa 3. Io non sono per niente convinto che la difesa 3 sia la soluzione giusta, la soluzione migliore per poter giocare in Europa. Quindi è lì dove sicuramente, secondo il mio parere, la Lazio può perdere qualche cosa. Però nella partita, tornando alla partita di ieri, la Lazio ha dato veramente una lezione di calcio all'Atalanta, la quale non ci ha capito nulla, non ci ha capito nulla per tutta la partita. Quindi è paradossalmente, poi la Lazio, ecco, nel momento in cui si ferma, gioca 5, può dire una volta a settimana 5 vittorie consecutive e quant'altro, e diventa un valore in più, diventa una minima vagante nella lotta al quarto posto, perché guardate la classifica, sta lì ragazzi, sta lì, con tutti gli scontri diretti da giocare nella fase di ritorno, e la Lazio lo sappiamo com'è, e la Lazio può sicuramente tornare a dire la sua. C'è un gran burirone. Ora ragazzi, velocemente ci ascoltiamo una canzone, perché io ho una gola secchissima. Al ritorno, prima di cedere la linea over, andiamo a parlare di Napoli e Roma. Dobbiamo assolutamente dire un paio di puntelli, un paio di considerazioni importanti per quanto riguarda il Napoli Elite. Ma ripeto, adesso ho assolutamente bisogno di bere un goccio d'acqua e la mia tazza di caffè, perché non ce la faccio più a parlare, ragazzi. C'ho la gola che urla. No, che urla, ci diciamo, c'è la gola che sta male, ecco, per fare la corsa, dai, senza fare tanto lungo. Va bene, rimanete lì, non andate via, mi raccomando, a dopo. De colores
allora entriamo velocemente, adesso sto meglio. Allora, quello che volevo dire, voglio spenderci qualche minutino sulla, diciamo, sullo sfogo di Rino Gattuso, è una considerazione personale, ragazzi, anche perché avendone fatto parte tanti anni, io rimango sempre così scioccato ad ascoltare certe cose. Cioè, io non riesco a capire come sia possibile che le radio, dove magari vengono fatte delle critiche quando la squadra magari sbaglia, magari possono essere anche, che ne so, ecco, critiche pesanti, magari lui su S Roma Radio, quando facevo la radio insieme a Marco, facevamo delle critiche che erano costruttive, non criticavamo a prescindere. Quando c'era da criticare la squadra, la società o l'allenatore o i giocatori stessi, non lo facevamo. Lo facevamo, ma essendo una radio dove si parlava di Roma ed essendo fatta soprattutto da tifosi romanisti, le critiche che venivano fatte non erano mai cattive. Quello che voglio dire è come è possibile riuscire a mettere persino in difficoltà un allenatore così tosto, così duro, così accazzuto, come si definisce lo stesso Gattuso, campione del mondo, sappiamo, ha vinto tutto e ha fatto della tigna, no? Della grinta, la sua carriera, ha costruito la sua carriera con questo, fino ai tempi di Glasgow, quando giocava in Scozia, forse è lì che si è formato il Rino Gattuso, che poi dopo abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare, sia con il Milan che in nazionale. Ripeto, ha vinto tutto Gattuso, cioè, parliamo di un campione immenso. Ecco, riuscire a mettere in difficoltà un allenatore, cioè che delle radio che fanno delle critiche, che magari critiche pesanti e quant'altro, riuscire a mettere in difficoltà una persona così, in quel modo, dove addirittura la squadra per qualche maniera le risente, e che possa in qualche modo addirittura minare il rapporto tra Gattuso stesso e la società, a me sinceramente mi sembra molto riduttivo, mi sembra veramente molto molto riduttivo, e mi sembra, in tedesco c'è un'espressione, no? Che si dice billiga, cioè billiga tradotto letteralmente vuol dire economico, no? Vuol dire proprio da poco, ecco. Cioè, voglio dire, mi sembra una spiegazione che non regge. Faccio fatica a trovare in questo momento la parola italiana corretta. Ecco, mi viene più una parola tedesca, per così dire. Insomma, mi sembra una spiegazione che non regge. Ecco, invece io credo che la base arriva non dalle critiche che la società non l'abbia difeso a Rino Gattuso. La base arriva da un disguido che comincia dall'inizio stagione. Noi sappiamo che De Laurentiis fa dei contratti molto particolari, contratti come dei diritti d'immagine e quant'altro, che tra virgolette tengono molto sotto scacco, per così dire i suoi tesserati, no? Mi viene in mente per esempio il caso Milik, quando per aver detto una parola praticamente ha fatto pubblicità al suo stesso ristorante e come tale è andato contro il contratto dei diritti d'immagine del Napoli. De Laurentiis fa dei contratti anche che ti lega molto alla società. Gattuso è uno spirito più libero, l'ha detto fin dall'inizio stagione, l'ho detto subito, ha detto, dice, io voglio andare avanti anno per anno, se mi sarò meritato l'aumento, il rinnovo del contratto sul campo, va bene, mi sta bene, ma finché non lo faccio, finché non ne sono sicuro, io non firmo, anche perché, parole sue, per firmare un contratto che ti lega anche in una maniera economica così, così importante, uno deve essere convinto di quello che fa. Ed è da qua che parte il disguido, cioè si è atteso troppo, la società voleva il rinnovo di Gattuso subito, immediato, lo stesso Rino ha preso del tempo, ha preso forse del tempo in cui la società si è sentita di dire, e che facciamo se Gattuso non rinnova a giugno? Mettiamo il caso che a giugno Gattuso non rinnova per colpa del tipo di contratto che io, De Laurentiis, no?
faccio ai miei allenatori e dopo mi trovo a piedi. Forse è il caso che io faccio qualche telefonata e che provo a sentire su piazza chi ci sarebbe a disposizione qualora Gattuso non mi rinnovasse il contratto. E questa è una cosa che chiaramente da allenatore ti fa arrabbiare. E questo non le critiche delle radio, delle televisioni e quant'altro, ma è questo il punto che sicuramente ha fatto arrabbiare Rino Gattuso. Perché? Perché innanzitutto tu come società mi fai capire che non hai fiducia in me, perché perlomeno dici ok, comincia a guardarti intorno. E secondo, chiaramente, è se è una notizia che fai trapelare, che fai uscire fuori, i tuoi giocatori leggono i giornali. E se a un certo momento l'allenatore perde di importanza, no? Perde di legittimità, è chiaro che perde anche potenza, per così dire, forza nei confronti della squadra. Io su questo, ragazzi, vi faccio un piccolissimo esempio. Nella ditta del, diciamo, che consegno il pane, dove sto lavorando, il nostro, diciamo, capo, ecco, per cui il nostro reparto è un allenatore anche un po' come over, no? Allena i dilettanti nel pomeriggio. E lui c'ha un modo di fare con noi operai, esattamente come tratti i giocatori. Se esce fuori una parola leggermente, anche un tono di voce leggermente diverso da quello che dal rispetto che è fondamentale, eccetera eccetera, Giorgio, perché si chiama Giorgio il mio capo, fa subito da matti e reagisce in una maniera molto molto aggressiva, ai limiti dell'educazione, ai limiti, e a volte passa il limite proprio del rapporto umano che ci può essere. Io, conoscendo il personaggio e conoscendo il ruolo che ha, mi è capitato qualche volta di dirglielo, di dire guarda Giorgio, non siamo giocatori, noi qua siamo in un posto lavorativo e tu non puoi, magari per uno, anche solo per uno sguardo, anche solo per uno, non so, per una minima piccola lamentela, prenderla immediatamente sul personale, perché hai bisogno di avere assolutamente tutto sotto controllo. E, tra l'altro, mi vengono tutte parole tedesche, parlando già di il mio capo che è bavarese, tifosissimo del Bayer, tra l'altro, mi vengono già parole letteralmente tedesche più che italiane, quindi è proprio automatico il collegamento con la mente. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che per gli allenatori è essenziale avere, tenere la squadra in una certa maniera, ed è un ambiente unico, è una cosa unica che infatti va a cozzare letteralmente contro, cioè va a contrastare contro il rapporto invece della normalità. Ecco perché molto spesso le persone normali non lo capiscono, come ad esempio al mio lavoro chi si offende, chi si arrabbia per i modi magari che c'ha Giorgio, che sbaglia, ci mancherebbe altro, infatti sbaglio io lo stesso e glielo dico. A chi magari tende a offendersi dico guarda che c'è una ragione perché lui si comporta così, eccetera eccetera, e la gente molto spesso non riesce a capirlo. Se arrivano delle critiche, seppur costruttive, all'allenatore stesso, magari da radio, da giornali, da radio, dalla stampa in genere, gli allenatori magari se la attaccano al dito, se la legano al dito, perché? Perché hanno paura che magari la squadra non creda più ciecamente nell'allenatore stesso. E questo, per esempio, è un ragionamento che posso accettare, che ci sta, ma non peraltro dire che se una squadra va male la colpa sia delle radio e quant'altro. E questo che è una cosa che personalmente mi dà fastidio, perché è un discorso che non accetto, non solo per averne fatto parte per anni di una radio così, tra l'altro grazie a questa radio, a quell'esperienza che mi sono innamorato appunto della radio e del mondo della comunicazione e quant'altro, ma anche per il fatto che seppur può avere una linea logica, un senso logico, io lo trovo sinceramente inaccettabile. Ecco, per far capire questo concetto di quanto è importante tenere la squadra sotto controllo, lo dimostra chiaramente la Roma.
la Roma con tutto il caso Dzeko che è successo. Però ragazzi, i minuti a nostra disposizione stanno finendo, mi sto prendendo troppo spazio. Tra poco c'è l'intervento di Over, la sua analisi di Bologna-Milan che è assolutamente da ascoltare, e sulla Roma ne parleremo forse magari questa sera, magari farò io un paio di domande a Over nello specifico, e un argomento che riprenderemo domani, perché la partita chiaramente l'ho vista, la partita della Roma, una partita che tra l'altro non è che abbia detto chissà che, non ha detto dal punto di vista tattico, tecnico, chissà cosa, anche perché poi in una partita simile dove gli episodi hanno determinato non solo il risultato ma anche la prestazione delle squadre, gli episodi sono fondamentali, perché dopo che tu fai due pari difensivi della squadra avversaria ti trovi in vantaggio di due gol, è chiaro che diventa molto più facile amministrare il resto della partita, quando soprattutto sei qualitativamente superiore. Quindi è una partita che, ti ripeto, che ha lasciato poco da dire, se non quei concetti che ho detto poc'anzi. Ragazzi, dai, facciamo la cosa su. Adesso io vi saluto qua, vi lascio con l'intervento di Over finale. Noi ci sentiremo questa sera nella diretta in questione, sperando di presentarvi una diretta impeccabile che non facciamo da tempo. È una cosa che ci tengo particolarmente. Per me è molto molto importante che sia fatto questa sera un servizio corretto, un servizio concreto, un servizio, come dire, non dico da professionisti, perché poi noi siamo dilettanti così, no? Facciamo per hobby, per divertimento, non a scopo di lucro, ecco, però diciamo un servizio accettabile, ecco, questo è quello che penso che sia la cosa più importante di tutto. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio come sempre alle mie ascoltatrici, mi raccomando, fate i bravi in questa giornataccia, so che lunedì è una giornata difficile per tutti, anche per me, quindi mi raccomando, mantenete sempre schiena dritta e testa alta. Fate i bravi, a più tardi. Allora, adesso immediatamente l'intervento di Over, ci salutiamo con il suo intervento, per cui non andate via, mi raccomando, ascoltate ancora, perché c'è da ascoltare il grande intervento del grande Over, va bene? A dopo ragazzi, a più tardi, a questa sera. Radio Carro, la radio che spacca. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento dedicato allo sport. Oggi parlo di calcio e vi parlo della partita che ho guardato, Bologna-Milan. Ecco, cosa dire, una partita all'inizio, parlo di ciò che prima che il direttore di gara fischiasse l'inizio, credevo che fosse una partita un po', non dico difficile per il Milan, però con qualche dubbio. Sappiamo che il Milan sta giocando anche con tre titolari fuori ancora indisponibili per Mister Pioli, però posso dire alla fine, dopo, parlo dopo, dal 95esimo minuto in poi, visto che la partita, questa partita è durata 94 minuti. Cosa dire? Alla fine dico che è una bella partita. Io, sapete, essendo filo milanista, guardo con un occhio per il Milan, però alla base, essendo sportivo, perché sì, sono filo milanista, però sono uno sportivo, e quindi analizzo entrambe le squadre. E cosa dire? Partiamo dal Milan, un buon Milan fino al 75esimo. Dopo arriverò su questa, perché dico fino al 75esimo. Dico, alla fine dico un'ottima prestazione dei portieri, sia del Bologna sia da parte del Milan. Qui in questa partita sono stati concessi due rigori per il Milan, giustamente, vi dico,
anche qui farò una nota su questi rigori, tanti rigori dati concessi al Milan, giustamente. Dico il primo calciato, ma il portiere qui salva la porta del Bologna, ma su ribattuta qui l'attaccante del Milan la butta dentro Rebic, credo. Il secondo è invece battuto da e calciato e realizzato da Kessié. A cosa dire di questo giocatore? Parlo di Kessié, dico un totale sulla partita, dà sempre una buona prestazione. Ecco, qui vedo il continuo giocare di Kessié e sta dando tanto. Non vorrei che ci sia verso la fine del campionato un calo, perché è un giocatore fondamentale per il Milan. Cosa dire del Milan? Ha un buon gioco, un buon giro palla anche efficace, gioca con la testa, presente e reattiva, attacca. Ecco, qui forse è la cosa bella del Milan, che attacca con energia e si ritrova sempre, si fa sempre trovare in area avversaria, sempre con tanti giocatori, anche se abbiamo visto in due o tre occasioni che il Milan si sbilancia con la linea difensiva, diciamo, non riesce a rientrare e mettersi in una posizione, diciamo, buona. Devo dire due parole su Calabria, ecco, su Calabria e la sua prestazione. Cosa dire? Questo giocatore è, come si dice, è come sale dappertutto. Difendiamo e lo fa energicamente, attacchiamo ed è presente, calcia da fuori. C'è stato anche una bella azione in un duetto. Ibra la poggia di testa, lui in tuffo cerca di infilare nel sacco, come si dice, però anche qui ottima la reazione del portiere del Bologna. Dicevamo della linea difensiva, oggi coppia inedita, Romagnoli Tomori, questo ultimo giocatore arrivato al Milan, inedita ed efficace, mi sono piaciuti entrambe. Invece, ecco, qui sui difensori devo far dare una nota negativa su Theo Hernandez. Lo vedo in calo da 2-3 partite, questo ragazzo lo vedo in calo, e anche qui devo dire che lo colpevolizzo, ecco, forse è questa qui la parola giusta, lo colpevolizzo sul gol realizzato dal Bologna. Perché? Perché conduce un'azione in solitario, riesce a saltare il primo uomo, vuol saltare anche il secondo, in questo caso scivola, e qui c'è un'ottima ripartenza del Bologna, e cosa dire, e qui dà, come ripeto, la possibilità al Bologna di fare di attuare una ripartenza efficace. Qui devo dire efficace, bene anche la come prendono posizione gli attaccanti del Bologna. E qui realizza Poli, che poi è entrato anche in ripresa, un ex rossonero. Ecco, vedete perché parlavo anche di un buon Bologna, perché nei momenti così cruciali si fa sempre trovare presente, giocatori nelle loro posizioni. È un ottimo Bologna, sì, io dico chapeau per questa squadra, ma è un Milan con una marcia in più, è difficile da fermare, come ripeto, quando attacca con energia e si presenta sempre con tanti uomini in area avversaria.
cosa dire sugli attaccanti del Bologna? Io dico anche che sono stati anche un po' sciuponi, dovevano crederci di più. È anche vero che, come detto all'inizio, io faccio, lo ribadisco, i portieri di entrambe le squadre hanno veramente fatto un'eccellente prestazione. Nota negativa del Milan, ecco quello che dicevo all'inizio: dal 75esimo al 94esimo, anche dicendo che il Milan fa varie sostituzioni, vediamo Manduk, vediamo in campo nel rettangolo di gioco entra anche Mandzukic, un Milan che subisce e non reagisce, e non reagisce sul gioco del Bologna. Come ripeto, un ottimo Bologna. Ecco, qui devo fare una nota sull'ennesima commenti sui rigori concessi al Milan. È vero che sono tanti, perché non, ma sono tutti giusti, dovuti. Dico forse uno che possiamo dire è passato, ma tutti gli altri sono stati concessi giustamente. Come termino qui, diciamo, nel mio piccolo commento su questa partita, devo dare, cambio discorso, parlo sempre del calcio, però è del calcio quello che piace a me, quello delle classiche, delle giovanili, e ci sono buone notizie. Io in queste serate ho assistito a un'assemblea di società, ci danno la possibilità di allenare, e questo ne sono contento, perché rivedo i piccoli. Dire rivedo i miei ragazzi in campo sarebbe brutto da parte mia, perché sembra, non so, che è una cosa che succede perché piace a me, perché piace allenare, perché mi piace, sì, è vero, perché non si può dire di no. Però la cosa veramente che mi farà piacere è rivedere, diciamo, i più piccoli in campo. Infatti io a questa assemblea, e credetemi, sono stato l'unico a dare la disponibilità, e che poi un allenatore amico mi ha realizzato questo mio piccolo sogno, diciamo. Mi sono reso disponibile ad aiutare questo mio amico ad allenare i 2010. Cosa dire, con i piccolini io sicuramente mi divertirò, perché con queste annate avviene una cosa spettacolare, vedere questi piccolotti, come li chiamo io i piccolotti, i piccoli campioni, no? Con questa, immagino, con questa voglia di rientrare in campo, cercare di calciare il pallone, divertirsi, sarà veramente e sicuramente una serata che non dimenticherò facilmente. Infatti è finita l'assemblea, diciamo Fabio, lui si chiama Fabio, e poi da dire che Fabio è uno di quei ragazzi che gli ho dato io, è stato un mio secondo, e che ho spronato volutamente a diventare primo allenatore. E gli ho detto: guarda che era con me nella San Giorgio Casatenovo, e gli ho detto: basta starmi attaccato, sei un bravissimo ragazzo, vedo che hai voglia, hai testa specialmente. Ho detto: è arrivato il momento di staccarti. E gli ho trovato una squadra ad andare ad allenare, ma non lì a Casatenovo, ma gliela trovai a fuori paese, diciamo.
la squadra era la Campagnola, dove ho altri amici all'interno che ci siamo sentiti. E così, sapete, quelle telefonate, perché io sono uno che alle amicizie ci tengo, e quotidianamente sento chi magari ha fatto il dirigente con me, o abbiamo allenato insieme, o eravamo nella stessa società. Beh, quel giorno mi disse: "Va, sai, ho un problema con per causa lavoro, mi manca un allenatore", e io lì presi la palla al balzo e ho detto: "Guarda, fermati lì, non cercare, che te lo mando io". Gli mandai Fabio, e da quel giorno ho ricevuto solamente, credetemi, belle parole, perché sto ragazzo dove non ha girato tante società, ha girato 2-3 società, è riuscito a stare all'interno di queste società sempre con merito, ha sempre lavorato con, lui ha sempre fatto la fascia, si chiama fascia bassa dei piccolini, quindi con i giovani calciatori, i giovani campioni, e mi ha sempre dato delle belle, mi ha sempre fatto fare una bella figura, ecco, diciamola così, terra a terra, mi ha sempre fatto fare belle figure con gli altri amici, ecco, di altre società. Beh, adesso ho la fortuna di, immaginate voi, di fargli io da secondo, ma ne sono veramente orgoglioso. Vabbè, scusate il mio intervento, ma sono veramente felice di fare questa cosa, di andare in campo, allenare i piccolini e fare il secondo al ragazzo che ho mandato, gli ho aperto la strada in questo, io lo chiamo hobby, in questo hobby, dove gli ha dato tante soddisfazioni e mi sta dando tante soddisfazioni. Per quello invece che riguarda le fasce più alte, io ritornerò, però non da settimana prossima, tra 10 giorni in campo con i miei ragazzi, anche loro sono contentissimi, e come dico sempre, tutto qua. Io vi ringrazio per i minuti che mi e ci avete dedicato, e vi auguro, anzi vi auguriamo, una buona giornata. Radio Carro, la radio che spacca. Take me up so high, yeah. Why you gotta bring me down so low? You always bring the good vibes, yeah. Baby, when I'm with you, we be getting so high. You always think you're right. Every time you fuck it up, girl, I give you advice. You saying that you love me, girl, you gotta show me right. No, I don't wanna fight. You take me up so high, yeah. Why you gotta bring me down so low? You always bring the good vibes, yeah. Baby, when I'm with you, we be getting so high. You always think you're right. Every time you fuck it up, girl, I give you advice. You saying that you love me, girl, you gotta show me right. No, I don't wanna fight. You're not always certain, but girl, I know you worth it. Will you ride with me forever? Girl, I know you earned it. Like a diamond, girl, you perfect. But feel this pressure when it's burning. Read this letter while you learning. It's in this header I've been searching. For you, for you, for you. You worth it, will you ride with me forever? Cause girl, I know you earned it. Like a diamond, girl, you perfect. Feel this pressure when it's burning. Read this letter while you learn it. Seen this head all been searching. Take me up so high, yeah.
Why you gotta bring me down so low? You always bring the good vibes. Baby, when I'm with you, we be getting so high. You always think you're right. Every time you fuck it up, girl, I give you advice. You saying that you love me, girl, you gotta show me right. Show me. No, I don't wanna fight. Show you. Take me up so high. Why you gotta bring me down so low? You always bring the good vibes. Baby, when I'm with you, we be getting so high. You always think you're right. Every time you fuck it up, girl.